Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare la borsa con questi materiali che vedete qui. Abbiamo qui spaghetti maxi da merceriamary.it che si può lavorare o con 5 e mezzo o con numero 6 ed è un prodotto in Italia, confezione da 500 grammi. Questo è un pochettino grosso da questo qui che è spaghetti normale che si lavora con 3,5 o 4 e vedete un po' più piccolo il filato, quindi potete scegliere sia questo tipo spaghetti normale o con spaghetti maxi, ma io andrò a lavorare con spaghetti maxi. Ho preso l'uncinetto numero 5,5. Come vedete qui c'è questa borsa di juta che ha già la chiusura e poi i manici in pelle. Per l'estate è una borsa molto comoda e capiente, quindi noi andremo a fare una lavorazione per rivestire questa borsa in juta. Potete trovarla anche da merceriamary.it, sia con i manici in bambù sia con i manici in pelle. Non avete bisogno di altro perché questa juta farà sia come da fodera e sia come il sostegno per la borsa. Prima di iniziare il lavoro, vi voglio chiedere di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche per i prossimi video. Adesso passiamo al tutorial. Vi spiego una cosa. Noi dobbiamo andare a fare il fondo, lavorare un fondo che deve ricoprire questa base di juta, quindi le catenelle che andrò a montare ricoprirà questa base. Ve lo sto spiegando, se dovete utilizzare questo qua, le catenelle saranno uguali, magari un numero in più o un numero in meno, però la lavorazione sarà un multiplo di 8 più 1 come punto che noi andremo a utilizzare. Quindi qualsiasi filato che utilizzate per ricoprire il fondo, dovete montare le catenelle che devono ricoprire qui e avere anche questo multiplo di 8 più 1. Adesso andiamo a avviare le catenelle per ricoprire la nostra base. Prendiamo il filato, prendiamo l'uncinetto, andiamo ad avviare 43 catenelle. Ho avviato 43 catenelle e vedete qui si vede la misura, perché poi quando andremo a fare il contorno della base andremo ad arrivare a questo punto qui. Adesso andiamo a lavorare un po' di giri di maglie basse per avere la misura, l'altezza della nostra base. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro, arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a ripetere una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga e dobbiamo lavorare altre 14 righe per avere l'altezza del nostro fondo. Ho terminato di lavorare i giri per l'altezza della nostra base. Abbiamo 14 righe in totale. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo
Prendiamo l'uncinetto, sempre 5 e mezzo, e andiamo a lavorare il perimetro della nostra base. Prendiamo il filo, andiamo a agganciare qui dal lato corto, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, una catenella e rientriamo nello stesso punto, facciamo una maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare all'angolo. Arrivando a quest'angolo, lavoriamo due maglie basse. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo dobbiamo fare due maglie basse. La stessa cosa faremo qui. Due maglie basse e due maglie basse nei quattro angoli. Negli altri punti dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro, arrivando a questo punto tagliamo il filo e andiamo a chiudere il lavoro ricreando l'assola di chiusura. E andiamo a bloccarlo dietro qui. Adesso la nostra base è pronta, il nostro fondo è pronto, vedete, corrisponde preciso alla base della borsa di juta. Prendiamo sempre la nostra base, adesso andiamo a preparare il contorno prima di iniziare il punto scelto. Prendiamo il filato. Andiamo a lavorare una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile senza aumentare negli angoli. Quindi prendiamo il filato, inseriamo qui sempre da parte corto una catenella, rientriamo una maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine. Del giro. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro di maglia bassa in costa. Adesso tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro.
Adesso la nostra base è pronta. Arrivando a questo punto, abbiamo il nostro fondo pronto. Dobbiamo andare a dividere in questo modo la parte frontale, il retro, il dietro, i due laterali. Abbiamo 116 punti in totale. Ho diviso mettendo i marcapunto qui, quindi da questo lato abbiamo 15 punti. 15 punti senza contare dove abbiamo messo i marcapunto. Di qua abbiamo 41 punti che sono 8, un multiplo di 8 più 1. Per il punto che andremo a realizzare ci servirà da questo lato un multiplo di 8 più 1. Prendiamo il nostro fondo, andiamo a lavorare il pannello. Qui da questo lato, quindi davanti, prendiamo il filato, andiamo ad inserire l'uncinetto in questo punto, dobbiamo lasciare questo qui. Una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo 5 maglie alte. Due catenelle, saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo una maglia bassa. E questo è il nostro motivo. Di nuovo lavoriamo 2 catenelle, 1 e 2. Saltiamo 1, 2, 3. In questo qui lavoriamo 5 maglie alte. Di nuovo 1 e 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3. In questo punto lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1 e 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo 5 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle. Saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo una maglia bassa. 2 catenelle. Saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo 5 maglie alte. Di nuovo 1 e 2, saltiamo 1, 2, 3, in questo lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, 3, in questo lavoriamo 5 maglie alte. E 2, saltiamo 1, 2, 3. In questo lavoriamo
una maglia bassa e così abbiamo completato la prima riga. La seconda riga lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e giriamo il lavoro 5 catenelle, saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questa maglia alta, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Due catenelle, saltiamo questo e andiamo a lavorare una maglia alta qui, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Quindi questo è il motivo. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo questi, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto che sarebbe punto V. Una catenella, saltiamo questo, una maglia alta, di nuovo 2 catenelle, saltiamo questi, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. 2 catenelle, saltiamo questi, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Nell'ultimo punto qui lavoriamo una maglia alta doppia, quindi carichiamo il filo due volte, entriamo qui e andiamo a lavorare 1, 2 e 3 e così abbiamo completato la seconda riga. 3 catenelle, giriamo il lavoro, 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Andiamo a lavorare 2 catenelle e una maglia bassa in questo dove c'è punto V. Andiamo a lavorare una maglia bassa in mezzo, 2 catenelle, andiamo a lavorare 5 maglie alte in questo spazio. Di nuovo ripetiamo 2 catenelle, una maglia bassa qui, 2 catenelle,
e 5 maglie alte in questo spazio qui. Due catenelle, una maglia bassa nello spazio del punto V, 2 catenelle e 5 maglie alte in questo spazio qui delle 2 catenelle precedente. Due catenelle, una maglia bassa nello spazio qui, 2 catenelle e 5 maglie alte qui. Due catenelle, una maglia bassa qui, 2 catenelle e chiudiamo con 3 maglie alte qui sopra. E così abbiamo completato la terza riga. Quarta riga, 3 catenelle e giriamo il lavoro. E una maglia alta nello stesso punto. Allora abbiamo lavorato 3 catenelle, una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Due catenelle, in questo lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, di nuovo 2 catenelle, saltiamo questi qui, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo e una maglia alta, due catenelle, saltiamo questi, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo e una maglia alta, due catenelle, saltiamo questi e una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo e una maglia alta, due catenelle, saltiamo questi, questo lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo due maglie alte. E così abbiamo completato la quarta riga.
Dobbiamo andare a ripetere per avere l'altezza desiderata, l'altezza della nostra borsa di juta. Dobbiamo andare a ripetere questa sequenza dalla prima riga fino alla quarta riga. Quindi dobbiamo ripetere la prima, seconda, terza e quarta riga più volte fino ad avere l'altezza desiderata o l'altezza della vostra borsa di juta. Quindi una catenella che giro il lavoro, entro qui e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, salto questo, entro questo e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, 2 catenelle. Entro qui e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto questi, entro in questo spazio e lavoro 5 maglie catenelle, entro in questo spazio del punto V e una maglia bassa, 2 catenelle, entro in questo spazio e 5 maglie catenelle. Entro qui una maglia bassa, 2 catenelle, entro in questo spazio e 5 maglie alte, 2 catenelle, entro qui una maglia bassa, 2 catenelle, entro qui 5 maglie alte, 2 catenelle, entro qui e lavoro una maglia bassa. E così ho completato la quinta riga, quindi continuate così a ripetere. Questa sarebbe la prima riga ripetuta, quindi ripetiamo fino ad avere l'altezza desiderata. Ho ripetuta le sequenze, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4 sequenze del motivo. Ho ricominciato la prima riga, mi fermo qui. Adesso da qui a qui devo andare a lavorare delle righe di maglie basse per coprire questo lato sopra. Quindi prendo l'uncinetto, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare mezza maglia alta qui. Entriamo in questo spazio, lavoriamo una maglia bassa, in queste 5 maglie alte lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. In questa maglia bassa lavoriamo mezza maglia alta, in questo una maglia bassa, nelle 5 maglie alte una maglia bassa in ogni punto. Di nuovo una maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia bassa,
e una maglia bassa nelle 5 maglie alte. Di nuovo una maglia bassa, mezza maglia alta e una maglia bassa, una maglia bassa in ogni punto. In queste 5 maglie alte, una maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia bassa in questo spazio, una maglia bassa in queste 5 maglie alte. Una maglia bassa in questo spazio e chiudiamo con mezza maglia alta. Una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga e poi dobbiamo ripetere altre 3 righe di maglie basse per ricoprire questo lato. Ho terminato di lavorare altre 3 righe, tagliamo il filo. E questo è il primo pannello. Dobbiamo andare a lavorare i 2 laterali. Quindi prendiamo il nostro pannello, andiamo ad agganciarci qui, lasciando sempre qui dove c'è il marcapunto. Inseriamo una catenella, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a questo punto, una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta in questo primo punto e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Una catenella e giriamo il lavoro, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga.
di nuovo una catenella e giriamo il lavoro e lavoriamo una maniata in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Quindi per il laterale dobbiamo andare a ripetere una riga di maglia bassa e una riga di maglia alta fino ad avere la stessa altezza di questo. Ho terminato di lavorare il laterale, ho fatto 14 righe di maglie basse e 13 righe di maglie alte, quindi alternando questi due punti ho ottenuto questa altezza per il laterale. In totale abbiamo 27 righe. La stessa cosa sono andata a fare dall'altro lato e così i nostri due laterali sono pronte. Giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare questa parte del pannello, che noi possiamo anche utilizzare sia come davanti o come dietro della borsa, dipende da ognuno. Prendiamo sempre il nostro uncinetto numero 5 e mezzo, inseriamo qui e andiamo a ripetere le sequenze del nostro punto che abbiamo fatto da questo lato. Però la differenza sarà che noi non faremo tutta questa altezza, andremo a fare solo 11 righe. Prendiamo il filato, inseriamo una catenella, rientriamo e lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo 5 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, saltiamo 1, 2, 3, lavoriamo 5 maglie alte in questo punto. Due catenelle, continuiamo a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, saltiamo 1, 2, 3, in questo punto lavoriamo una maglia bassa. Seconda riga, 1, 2, 3, 4, 5 e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare una maglia alta qui, saltando queste due catenelle. Entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo punto V, che sarebbe una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo questo, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta. Andiamo a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, carichiamo 2 e andiamo a lavorare una maglia altissima qui, in questo punto.
3 catenelle, 1, 2, 3 e giriamo il lavoro. Terza riga, andiamo a lavorare 2 maglie alte in questo punto. 2 catenelle, entriamo in questo, lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo in questo spazio e lavoriamo 5 maglie alte. Due catenelle, entriamo nel punto V e lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, entriamo in questo spazio delle 2 catenelle precedente e lavoriamo 5 maglie alte. Continuiamo a ripetere questo motivo fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, andiamo a lavorare 3 maglie alte in questo punto. 3 catenelle e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo punto V, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo questo punto, entriamo in questo e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo questo punto, in questo lavoriamo punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto, una catenella, saltiamo questo, in questo una maglia alta. Andiamo a ripetere la sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, andiamo a lavorare 2 maglie alte qui e così abbiamo completato le 4 righe. Adesso dobbiamo andare a ripetere la sequenza fino ad avere 11 righe. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 righe di questo motivo. Tagliamo il filo. Dobbiamo andare a lavorare questo pezzo qui sopra. Dobbiamo andare a lavorare solo questo pezzo. Adesso andiamo a lavorare la fascia di sopra. Si può lavorare assieme, si può lavorare anche distaccato, ma io lo lavorerò distaccato perché per separare il pannello di sopra e a questo di sotto. Prendiamo il filo. Abbiamo 42 catenelle. Abbiamo le nostre 42 catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo adesso a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile
e la dobbiamo ripetere per altre 4 righe. Quindi abbiamo già 1, 2, dobbiamo andare a ripetere altre 3. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo. E così abbiamo terminato questo piccolo pannello di 5 righe. Dobbiamo andare a completare il bordo di questo pannello. Quindi agganciamo qui dove abbiamo le 3 maglie alte. Inseriamo l'uncinetto qui. Prendiamo tutte le 2 assole. Una catenella e lavoriamo una maglia bassa in questo punto, nel successivo una maglia bassa, nel successivo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a ripetere alcune righe di maglie basse fino ad arrivare all'altezza di questo pannello, fino a qui. Dobbiamo andare a ripetere il giro di maglie basse fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare 11 righe di maglie basse. La stessa cosa andrò a fare in queste 3 maglie alte. Prendo l'uncinetto, inseriamo qui una catenella e lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a ripetere altre 10 righe per avere l'altezza desiderata. Quindi continuiamo a ripetere delle righe di maglie basse in queste 3 punti fino ad avere in totale 11 righe. Ho terminato di lavorare anche questo lato. Guardate questo lavoro. Questo è un progetto per una borsa, ma allo stesso tempo potete anche utilizzarla per fare un top estivo. Perché ogni mio progetto, mentre lavoro, mi ispira a un altro lavoro. Vediamo se riuscirò a fare un top o anche una tunica con questo motivo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è venuta questa idea mentre guardate questo lavoro. Adesso abbiamo terminato il nostro pannello. Passiamo a cucire il pannello e poi montare alla borsa di juta. Prendiamo l'ago da lana. Inseriamo il filato, prendiamo la nostra borsa, posizioniamo in questo modo, ricordate dove abbiamo il marcapunto, inseriamo il filato qui, prendendo solo un'assola. E prendiamo un'assola di questa qui, e ripassiamo qui.
fissiamo questo qua con e adesso continuiamo a prendere un'assola di questo e un'assola di questo qui. Quindi continuiamo a cucire in questo modo prendendo un'asola così e un'asola di questo. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. La stessa cosa andremo a fare a tutti i pezzi, quindi questo è il metodo che andremo a utilizzare per cucire i nostri pannelli. Ricordatevi sempre, un'asola dovete prendere. Continuiamo così per tutti i pezzi del nostro pannello. Arrivando a questo punto, da parte di dietro, dobbiamo andare a cucire questo qui. Applichiamo in questo modo, facendo compacciare le righe. Continuiamo prendendo il filo e passiamo di qua. Sempre un'asola. Ho terminato di cucire tutti i laterali, vedete? Da questo lato abbiamo questa apertura che servirà come una tasca. Adesso prendiamo la nostra borsa in juta, ho messo un po' di carta per far uscire il fondo e andiamo ad inserirla dentro. In questo modo. Lo sistemiamo bene. Prendiamo delle mollette per fissare qui il laterale. Poi andiamo a fissare questi qua.
la stessa cosa andremo a fare da questo lato, a fissare la nostra borsa qui con delle mollette. Prendiamo il filo e prendiamo l'ago, questo è il filo di nylon trasparente, e andiamo a cucire in questo modo. Passiamo il filo così. E andiamo a prendere il filo in questo modo. Quindi continuiamo a cucire in questo modo per tutto il perimetro. Così continuiamo così fino alla fine del giro. Ecco, la nostra borsa è pronta. Abbiamo la chiusura già che porta l'aiuta. Fondo. La borsa è morbida, quindi si prende la forma secondo le cose che mettiamo dentro. Qui ho fatto la tasca per poter inserire il giornale o qualche altra cosa che vogliamo. Quindi spero che il tutorial vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.